Con Filippo Falco, sfortunato protagonista oggi nel secondo tempo, quel palo che è colpito a metà ripresa, grida ancora vendetta, questo gol che non arriva sta iniziando a diventare ancora di più un problema per questa squadra. Sicuramente abbiamo creato tante palle gol, non siamo riusciti a fare gol, un po' ci gira un po' tutto storto perché le azioni abbiamo creato tantissime, oggi è un po' per demerito nostro, un po' per sfortuna la palla non vuole entrare. Dobbiamo essere bravi noi a cercare di portare innanzitutto il gol e poi i punti a casa che ci servono. Una sconfitta che preoccupa secondo te di più perché questa squadra continua ad avere problemi in zona gol o perché ora la zona play-out è a 5 punti? Ma, credo che questa squadra abbia dei valori e soltanto che sta a noi dimostrarli in campo. Dobbiamo tornare al più presto alla vittoria e... Perché la Serie B è stranissima, con una vittoria, due puoi ritrovarti su e magari due sconfitte puoi ritrovarti giù, quindi sta solo a noi. Sei stato riproposto oggi dal primo minuto da Zeman, ora stai iniziando anche ad acquisire un po' i meccanismi della squadra, ti chiedo come ti trovi in questo 4-3-3? Ho iniziato ad allenarmi da 2 settimane solo con la squadra per via dell'infortunio, devo trovare la condizione migliore ma credo che la trovo continuando a giocare, sto entrando, i ragazzi mi hanno accolto benissimo e sto iniziando a capire quello che vuole il mister e devo farlo sempre meglio. Siete rammaricati dopo questa sconfitta anche perché è arrivata a mio giudizio dopo una buona prestazione del Pescara, diceva Zeman qualche istante fa in conferenza stampa di essere soddisfatto per la prova della squadra, però io ti chiedo: quando si gioca bene e si perde c'è qualcosa che non va? Ma sicuramente l'importante è alla fine abbiamo creato tantissimo e magari in altre partite non l'abbiamo fatto. Oggi si è vista una squadra che voleva fare il risultato, ha creato tante palle gol. Appunto dobbiamo essere bravi noi a finalizzare di più, un po' per demerito nostro, magari un po' è un periodo che ci gira così, ma dobbiamo tornare più presto alla vittoria. Giocando così possiamo tornare alla vittoria tranquillamente. Filippo, può essere anche un problema mentale questo del gol che non arriva? C'è frenesia, c'è preoccupazione quando si conclude verso la porta avversaria ma non si riesce a mettere la palla dentro? Ma ci sono dei periodi durante il campionato che credo succedano a tutti, dobbiamo essere bravi noi adesso a continuare a lavorare con la testa bassa durante la settimana e uscirne da questo momento. E ora ci sono 2 partite in casa, sabato prossimo lo Stadio Adriatico, arriverà il Parma e poi si giocherà il 13 di marzo questo recupero con il Carpi. 2 gare all'Adriatico contro le 2 squadre emiliane, il Pescara dovrà cercare di fare bottino pieno. Sì, dobbiamo a tutti i costi centrare la vittoria che è troppo importante sia per la classifica ma per noi per il morale.